Ho scelto di fare il servizio civile per provare un'esperienza lavorativa e in attesa di terminare gli studi e anche per approfondire delle tematiche, dei progetti che avevo già provato in passato, soprattutto a livello educativo. E ho scelto appunto il progetto quello con i bambini perché in passato ho avuto bellissime esperienze e bellissimi ricordi. Posso parlarne altrettanto bene del progetto a cui ho partecipato. Ho fatto il servizio civile perché fin da ragazzina partecipavo agli scambi culturali e mi è sempre piaciuto comunque parlare di argomenti quali l'Europa e cosa vuol dire essere europei. E poi, avendo lavorato precedentemente più o meno con tutte le fasce di età, ho deciso di provare quello che era il mio progetto all'epoca con i ragazzi delle superiori e vedere se era un ambito che mi poteva interessare, come appunto lavorare con i ragazzi, come sviluppare determinate tematiche. E allora ho deciso di fare domanda e niente. Questo principalmente era il mio intento all'inizio. Allora, ho scelto il servizio civile perché avevo voglia di riscatto dopo un periodo un po' così della mia vita e ne ho sentito parlare molto bene sia al telegiornale con degli spot pubblicitari sia al giornale del paese, cioè Sette Giorni, e allora ho deciso di intraprendere questa avventura che poi si è rivelata appunto molto positiva. Ho scelto di fare servizio civile per poter sperimentare le competenze che ho preso con l'università e poterne apprendere anche di nuove in un contesto che fosse più reale e non soltanto teorico come quello dell'università. Inoltre poter sperimentare anche in una città diversa da quella di Torino dove ho studiato per poter vedere anche una realtà più vicina alla mia città nativa che è Alessandria. Ho scelto di fare servizio civile per approfondire delle realtà con cui ero già entrato in contatto, in particolare quella degli scambi internazionali, avendo partecipato a uno di questi in Finlandia prima dell'inizio dell'università. Ho scelto di fare il servizio civile perché fin da quando ero bambina volevo avere un momento per poter stare con i bambini, non solo giocando con loro eccetera, ma proprio viverli, e quindi lavorare appunto all'interno di un asilo, e per questo, grazie al servizio civile, ho potuto farlo. Ho scelto di fare servizio civile perché in quel periodo stavo anche cercando lavoro, non trovavo niente di concreto, avevo trovato qualche lavoretto però di forza, invece volevo trovare qualcosa che migliorasse le mie abilità a livello di fotografia, grafica, video, quindi ho deciso di fare servizio civile anche per poter girare un po' anche l'Europa, viaggiare, anche per che sono un tipo abbastanza, ero un tipo abbastanza timido, non mi approcciavo molto con il resto delle persone, quindi in questo modo sono riuscito, l'ho trovato come se fosse un'occasione per essere un po' più aperto rispetto al pubblico. Un'esperienza che volevo fare a tutti i costi, soprattutto quando ho visto i progetti, ho visto questo progetto anziani, mi ha colpito moltissimo e avendo già fatto esperienze più o meno precedentemente continuare anche con l'esperienza nella casa di riposo che appunto mi mancava. E tornassi indietro lo rifarei di nuovo, questo senz'altro, perché l'ho scelto, appunto perché l'ho vista, l'ho colta come un'opportunità e l'ho voluta cogliere assolutamente al volo. Allora, dopo un anno ho imparato sicuramente a saper mediare la mia comunicazione sia con comunque quelli che erano i miei capi, sia filtrare il mio comportamento con i ragazzi,
e ho imparato più o meno come si possono organizzare delle attività didattiche e come in generale interagire col mondo degli adolescenti. Ho imparato a gestire i rapporti con i colleghi, ho imparato fin dove posso arrivare, ho imparato a sfruttare al massimo le mie potenzialità. Durante, diciamo, questa esperienza ho imparato di più a credere in me stessa e a scoprire, diciamo, delle doti che prima magari non potevo avere, quindi magari ideare e creare delle attività fin dall'inizio, saper gestire dei bambini che hanno diversi tipi di carattere, riuscire a stare con loro, farli giocare, ma anche saper gestire le mie emozioni. E comunque è anche una bella esperienza perché sei a contatto con altri giovani che hanno più o meno la tua stessa età e ti aiuta a confrontarti con loro. Ti dà anche una formazione e questo è molto importante perché ti aiuta a cominciare ad entrare anche nell'ottica del mondo del lavoro. Anche grazie all'esperienza del servizio civile mi ha permesso, ho preso certe abilità per affrontare un'esperienza più impegnativa quanto l'EVS, che ho passato circa 16 mesi in Irlanda facendo più o meno lo stesso lavoro, però vivendo da solo in una lingua e imparare una lingua nuova. Io quando sono partito non sapevo completamente parlare l'inglese, quando sono tornato non mi sono mai creduto di poter aver potuto imparare una cosa l'inglese in modo così veloce. Insomma, secondo me il servizio civile ti apre molte porte. Dopo un anno di servizio civile mi sono reso conto di aver sviluppato maggiori competenze dal punto di vista lavorativo, essendo stato il mio primo approccio con un lavoro, con un'esperienza di questo tipo. Sono riuscito a mettere in campo ciò che potevo dare e le conoscenze pregresse, in particolare la mia passione per la musica, che è sempre stato, per cui ho sempre avuto il desiderio di farla diventare un lavoro o comunque un modo per far interessare gli altri alla mia stessa passione. Cosa è cambiato dopo un anno? Direi la consapevolezza. La consapevolezza sui miei limiti, sulle mie capacità. Ho imparato a conoscermi. Ho imparato a conoscere appunto i miei limiti, i miei pregi in un mondo comunque per me nuovo, in una realtà diversa da quelle che ho fatto fino adesso. Man mano che andavo avanti con questa esperienza ho capito che potrebbe essere anche il mio futuro, perché no anche in un ambiente lavorativo. Quindi ho cercato di viverlo sì come un'esperienza di servizio civile, ma allo stesso tempo anche con un occhio in più magari per un futuro lavorativo, perché no. In questo anno ho imparato a responsabilizzarmi ancora di più, penso di essere maturata e soprattutto ho potuto capire quello che voglio fare davvero nella vita, ovvero avere un maggiore rapporto con i ragazzi attraverso ovviamente il lavoro. Allora, grazie al servizio civile ho imparato moltissime cose. È stata appunto la prima volta con cui mi sono rapportata veramente con bambini anche di culture diverse e quindi ho potuto applicare quello che ho studiato all'università. Ho avuto delle persone soprattutto che mi hanno guidato in questa esperienza e da cui ho potuto prendere esempio, cosa che magari invece in un contesto lavorativo non succede. E soprattutto ho potuto anche apprendere competenze un po' più tecniche, quindi a livello anche burocratico, quindi non soltanto di rapporto con i bambini e con gli adulti. Consiglierei il servizio civile a tutti quei ragazzi che vogliono appunto maturare o trovare un motivo per crescere, per responsabilizzarsi di più e che vogliono mettersi soprattutto alla prova. Dopo tutte le parole belle che ho speso fino adesso sarebbe assurdo, no? Dire, cioè è ovvio che lo consiglio agli altri perché appunto è un'opportunità, va colta come tale e ci devi mettere tutto te stesso, devi credere fortemente e assolutamente in quello che fai e
progetto che ho scelto io è un progetto che consiglio, soprattutto perché dai tanto agli altri, ma in realtà è anche tantissimo quello che gli altri danno a te, a partire da coordinatrici, da appunto dagli ospiti della struttura, un po' a 360 gradi, insomma. Quindi è un'esperienza da fare. Consigliare di fare servizio civile come un'occasione per chi è più giovane di crescita personale e di formazione, oltre che per trovare un modo per coltivare nuovi interessi e magari trovare nuove strade per la propria vita in ambito lavorativo, e per chi ha già eseguito percorsi simili di studio, un'occasione per formarsi professionalmente e avere il primo approccio con quello che può essere un ambito lavorativo simile. Allora, sicuramente lo consiglio ad altre persone che vogliono sperimentare quello che hanno studiato all'università, ma non soltanto, quindi anche persone che magari non hanno mai fatto questo tipo di studi, ma comunque sono interessate alla tematica, perché è comunque un'esperienza che ti fa crescere moltissimo e da cui apprendi in un modo unico, perché ci sono pochissime altre occasioni in cui poter apprendere questo tipo di competenze che invece il servizio civile ti dà. E inoltre la città di Tortona offre molte possibilità, la casa dei bambini è comunque anche collegata con tantissime realtà differenti, quindi si viene subito inseriti anche, cioè, diciamo, in un mondo che poi può essere subito anche molto vicino al mondo del lavoro. Lo consiglierei principalmente per la gente che si conosce, per i colleghi, per il lavoro che fai su te stesso e con gli altri, e soprattutto perché, essendo comunque volontariato, ti dedichi agli altri, e quando ti dedichi così tanto, comunque qualcosa a livello emozionale ricevi sempre. Questo è il motivo. Certamente consiglio il servizio civile, lo consiglio sicuramente, è un'esperienza che non puoi di certo comprare, al di là dei soldi che ci sono, il rimborso spesa ogni mese, però è un'esperienza che è unica e sicuramente ti può cambiare la vita. Lo consiglio perché è un primo approccio, una prima opportunità al lavoro, ed è anche un'opportunità per sviluppare qualità, potenzialità che ognuno di noi si porta appresso.